Ah, amici di Radio Brea, ma soprattutto ICI, Amiche di Radio Brea. benvenuti a questa serata. Questa sera non sarà Gilby. Ok, non sarà Gilby. Scusate, ma sento un ritorno, sentivo un ritorno io. Non c'è Gilby questa sera. Come mai? Come mai? Sostanzialmente perché Gilby ha preso un momento di pausa familiare, mettiamola in questo senso. Ha deciso questa sera di giustamente altre priorità. Bene, questa sera noi qui facciamo un incontro diverso dal solito, che è la compagnia di Radio Brea o tanti altri momenti. Questa sera usiamo la struttura del Talkie Lab. Talkie Lab cos'è? Talkie Lab è un appuntamento periodico di AIST, Istituto Filosofico Studi Tumistici, iniziato in presenza a Modena nel lontano 2012. Lo scopo è quello di dare la possibilità di incontrare Tolkien periodicamente e capirlo sempre meglio grazie a interventi di studiosi e o semplici fan. Almeno ci siamo dati uno spunto dritto giusto, perché già la settimana scorsa ce l'hanno chiesto che cosa fosse e noi abbiamo detto facciamo una definizione giusta. Insieme a noi questa sera, allora, anzi, innanzitutto, diciamo che un'altra cosa importante prima di iniziare con la seconda parte. Un piccolo momento di come è andato l'evento che siamo andati, io e Ici, che è stato il Christmas Comics, l'Xmas Comics. Io Xmas Comics. lo dico sempre sbagliato, ma va bene così. Appunto. Perché ecco, è giusto così, è giusto che si dica sbagliato, no? Lo dico io, per cui io devo dirvi la verità, io ho perso la voce, la mia voce è andata, sta migliorando lentamente. Io mi ricordo che lunedì ho fatto un giorno in silenzio, tipo clausura quasi, una roba così, c'è gente che non mi sentiva. E ecco, dici una tua esperienza di com'è andata, dopo salutiamo le persone che stanno Ma arrivando. io la voce non l'ho persa, però lunedì, appena sono arrivato a casa, ho dormito fino al giorno dopo. Quindi mi ci è voluto anche a me un po' per riprendermi. Ecco. Però, a parte la stanchezza, è andata molto, molto bene. Abbiamo anche incontrato alcuni di quelli che ci ascoltano di solito, quindi molto bello. È stato bello perché siamo riusciti a giustamente quello che dici, salutare le persone che ci ascoltano. Quindi innanzitutto saluterei Giulio proprio perché ci saluta proprio direttamente. Buonasera, ciao Giulio. Gli altri, chi saluta, chi ci scrive, scriveteci e poi vi saluteremo in diretta. E poi c'è un altro messaggio, Samu. Ciao ragazzi, sono Samu. Mio fratello mi ha portato a casa quattro Funko che mi mancavano e mi ha regalato una copia autografata della Battaglia delle Innumerevoli Lacrime. Quindi per me è andata benone. Io direi che Samu ce l'aveva detto anche Gilby di questa cosa, che sarebbe passato qualche tuo parente. Quindi siamo contenti di questo. E ultimo messaggio di Anna che dice: Buonasera, bel tema anche questa sera. È sempre un piacere ascoltarvi ed è sempre un piacere per noi averti sempre in ascolto. Giusto? Ultimo messaggio e poi partiamo. Di Oscuro Signore, grandissimo, direi. Già così, Oscuro Signore si presenta in questo modo con un buonasera e noi ti salutiamo. Bene, facciamo entrare adesso gli ospiti. Se non avete altro da dire, prima di partire sull'altro No, direi aspetto. che possiamo iniziare con l'argomento di questa sera. Con me, appunto, c'è Anto alla mia sinistra, Ici sotto. In aggiunta ci sono Claudio, ciao Claudio, Ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi. Roberto, ciao Roberto, Buonasera. e poi Maria Elena, ciao Maria Elena, o possiamo usare il tuo nome che ci hai chiesto di dire in backstage? Mariella, sì. Mariella, perfetto, ciao Mariella, Sì, allora. già una seconda identità. E per Vabbè, la sai. riunione di stasera vorrei non essere Maria Elena. Mariella, saluto tutti, grazie, grazie dell'invito. Bene, grazie a te di essere venuta qua a casa, se possiamo dire così, con noi di Radio Brea e Sentieri Tolkieniani, con l'aiuto di Claudio Testi e Roberto come membri dell'AIST. Io direi di lasciare la parola a loro e fare domande, interviste, come è stato strutturato attraverso Claudio il Talkie Lab di stasera. E poi andiamo a salutare. Ecco, un'ultima cosa, che così meno poi concludo. Se qualcuno avesse delle domande, vi chiediamo di scriverle e poi a fine intervento di Mariella le porremo poi in diretta. Ci vediamo dopo.
Benissimo, grazie ragazzi, è un piacere vedervi. Abbiamo incrociato anche Gilby, quindi sono stato contento di aver visto anche lui. Sono molto contento di essere qua perché così è una serata un po' particolare perché mi permette di vedere almeno sullo schermo, purtroppo, una bellissima conoscenza che avevo fatto con Mariella, Mariella Ruggerini, tanto tempo fa. È passato veramente tanto tempo perché io personalmente Mariella l'ho conosciuta nel 2006 quando a Modena, in presenza, abbiamo presentato la sua ritraduzione di questo volume. È uno dei volumi della collana Marietti, da noi curata come AIST, e l'avevamo contattata perché. Vi dirà Roberto anche altre cose su Mariella, e volevamo appunto ritradurre questo bellissimo libro di Carpenter e lei ha fatto una bellissima ritraduzione. Quindi mi fa piacere rivederti sullo schermo. Dobbiamo rivederci anche in presenza, visto che capiti da queste parti. E mi fa ancora più piacere il fatto che ti ho riletto sulle nostre pubblicazioni poco tempo fa, perché è uscito I quaderni di Arda, sono gli atti del convegno che si è tenuto a Trento. Un po' di tempo fa, dove tu hai scritto un articolo molto 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 bello, molto profondo, molto interessante. Ecco, quindi è passato tanto tempo, però vedo che la scrittura è sempre fresca. Ecco, io mi fermo qua perché ci tenevo e Roberto ci teneva a introdurti meglio nel tuo curriculum, diciamo, filologico, perché sei una docente universitaria, per quanto sei squisitamente disponibile, e in quello anche tolkieniano e lewisiano. E dopo tu farai un intervento di un'oretta, un'oretta e un quarto, ci sarà lo spazio per le domande da casa che ci faranno vedere gli amici di Radio Brea e poi verso le 11 più o meno chiuderemo la serata. Ecco. Quindi grazie, grazie e a nome mio, a nome degli AIST, a nome dell'Istituto Filosofico Studi Tomistici e adesso lascio la parola brevemente a Roberto. Sì, allora io sono onorato di presentare questa sera appunto Maria Elena Ruggerini che insegna filologia germanica all'Università di Cagliari e ha tra le sue aree di ricerca privilegiate la poesia inglese antica e i carmi mitologici ed eroici in area norrena. Si è occupata di creature mostruose e di elementi fantastici nella geografia medievale, con particolare riguardo a San Michele. Ha seguito numerose tesi di laurea su Tolkien, ma soprattutto ha tradotto alcune opere di C.S. Lewis. Mi pare a memoria di ricordare, sono I quattro amori e Avviso scoperto, e appunto il già menzionato Gli Inklings di Humphrey Carpenter. Tiene annualmente un laboratorio di iconografia medievale, sempre presso l'Università di Cagliari. E nel nostro, appunto, nel no nostro secondo numero della rivista I quaderni di Arda, in realtà ha presentato non soltanto un saggio, ma anche la prima traduzione al mondo, con originale a fronte, che col permesso della Bompiani, della versione in anglosassone di Selig Spell di Tolkien, che era il racconto in cui lo scrittore inglese narra in prosa le vicende del poema Il Beowulf. Tutto questo sarà chiaramente oggetto dell'argomento di questa sera e io in realtà appunto sono orgoglioso perché è vero che appunto con Mariella abbiamo lavorato insieme per la pubblicazione, per la ritraduzione degli Inklings nel 2006, però lei in realtà era già stata traduttrice, era stata la prima traduttrice di quell'opera appunto. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, e io sono stato suo studente universitario dal 91 al 98-99, quando mi sono laureato, e con lei, insomma, ho fatto il mio percorso accademico e poi da allora siamo diventati amici e ci frequentiamo, insomma, da allora, appunto, insomma, vivendo a Roma entrambi. Quindi sono veramente molto orgoglioso di lasciare la parola a lei e di rincontrarla anche seppur virtualmente. Grazie Roberto, grazie Claudio per una introduzione così affettuosa e calda, veramente. Quindi è un mio piacere essere qui stasera. Cercherò di trovare il giusto tono, la giusta misura, se così si può dire, fra naturalmente le mie competenze di filologa germanica, che già
uno sente, cosa insegni? Filologia germanica, sono sempre delle pause, dei silenzi carichi di così un po' fra il non sapere di cosa si sta parlando, il terrore che poi magari cominci a parlare di filologia germanica, che è una materia bellissima tra l'altro, quindi il nome però evoca appunto scenari linguisticamente difficili, eccetera. Ma io sono qui perché coniugo questa mia passione per la filologia germanica con la passione per la letteratura fantastica e fantasy in generale, per Tolkien in particolare, proprio in cima alle mie predilezioni, e posso ormai dire, arrivati nel 2021, che io sono una, non dico sopravvissuta, ma sono una testimone di quando uscì Il Signore degli Anelli. Quindi io proprio porto questo ricordo indelebile di quando l'aver letto Il Signore degli Anelli era naturalmente un'esperienza meravigliosa, ma era un'esperienza molto divisiva. Mi ricordo persone che proprio ti chiedevano, tu l'hai letto, e se dicevi di sì, si creava immediatamente un senso di disagio e di apartheid. Cioè all'epoca era veramente un'esperienza così nuova e così sconvolgente da tutti i punti di vista, quindi io c'ero quando è uscito e da allora ho continuato ad appassionarmi all'argomento e devo dire ho avuto anche alcune fortune nel mio cammino di appassionata di fantasy e di Tolkien, ad esempio quello di avere scritto da semplice cittadina, anzi da semplice laureata in lingue e letterature inglese e tedesco, diciamo, alla casa editrice Giacca Book, per dire io ho un autore che mi sta molto a cuore, ma perché non lo traducete? Si trattava di C.S. Lewis e immaginavo avrei ricevuto così una lettera un po' un tono condiscendente, invece ricevetti una risposta immediata dicendo perché non ci manda una prova di traduzione e mi venne affidata la traduzione proprio grazie a questa mia iniziativa, proprio sull'onda della passione, ma non conoscendo per nulla il mondo editoriale. Quindi ho avuto veramente da questo punto di vista una bella esperienza, anche perché Till We Have Faces, cioè A Viso Scoperto di lui, secondo me è un romanzo di una profondità, di una bellezza, di un rigore, di una severità, ma soprattutto, ecco, qui comincio a entrare nel mio campo, è un romanzo che parla di un medioevo rude, di un medioevo com'è quello germanico. Il medioevo può essere elegante, cortese, gentile, francese, e quello mi ha rimato, e quello mi ha sempre lasciato un po' più fredda, mentre il medioevo allitterativo, non rimato, del mondo germanico, cioè versi che scorrono modernamente senza l'incastro delle rime, che certe volte producono una cantilena che a mio gusto, non giudizio, a mio gusto è un po' artificioso. Invece il metro germanico è un metro che non ha il legame della rima, per cui versi sono versi che potrebbero essere di Montale, cioè versi che potrebbero essere modernissimi, ma naturalmente contengono un artificio metrico, altrimenti non sarebbero versi, non sarebbero poesia, e questo artificio metrico, che è molto sottile, molto delicato, è però molto evocativo, perché è semplicemente l'allitterazione. Cioè, nello stesso verso ci devono essere almeno due parole che cominciano per lo stesso suono. Quindi è un legame leggero da cogliere, diciamo, ma consente un fraseggio molto più libero che non quella battuta finale della rima, che certe volte ingabbia un po', costringe a dei ritmi tutti uguali. Quindi già traducendo questo romanzo di Lewis entravo un po' in questa atmosfera. Lì è in realtà una Grecia arcaica, nel Till We Have Faces è un mondo pagano che si confronta anche con la filosofia, ma che ancora invece è attaccato a queste tradizioni. Però, grosso modo, è un mondo semplice ma forte come il mondo germanico. E io ho avuto anche la fortuna, sempre parlando di fortune nella mia vita accademica, di avere le stesse predilezioni di Tolkien. La filologia germanica è in Italia una materia comparativa, quindi noi dobbiamo per statuto insegnare tutte le lingue germaniche antiche, poi
qualche volta si bara, qualcuno di noi magari non insegna proprio tutte, no? C'è chi fa solo magari tedesco del 1500, la dico tutta, mentre invece dovrebbe insegnare inglese antico, antico islandese, antico frisone, antico bavarese, ecco, quindi ha la bellezza di poter, l'onere e l'onore di studiare tante lingue antiche e tante letterature. Poi ciascuno di noi naturalmente ha delle predilezioni, nel senso che aree di ricerca che preferisce, che predilige. Io sto dalla parte di Tolkien, cioè io come Tolkien amo l'inglese antico e l'antico nordico. E adesso mi metto da parte e comincio invece a entrare nel Tolkien filologo come introduzione poi al mio saggio su Selig Spell, poiché le due figure, Tolkien narratore, Tolkien filologo, Tolkien amante delle lingue, non possono essere assolutamente scisse fra di loro. Anche perché vedremo poi, cose che naturalmente voi sapete essendo esperti di Tolkien, ma io le vorrei collegare proprio al Tolkien filologo, molto spesso le idee per un racconto, per una descrizione, per un personaggio, come Tolkien stesso ci ha detto, nascono da una parola, ovvero dal suono molte volte di una parola. L'esempio classico citato da Tolkien molte volte è la parola Earendel, che è una parola che si trova in un poema religioso inglese antico che si chiama Christ, Cristo, nella prima parte, un poema tripartito, dove c'è una sequenza di inni, quindi di invocazioni, e uno di questi inni, quindi è una rielaborazione di inni latini ma molto libera, comincia con Salve Earendel, cioè la stella del mattino, paragonando Maria naturalmente alla stella del mattino. Quindi Tolkien racconta che il suono Earendel gli provocò proprio la sequenza Earendel, gli provocò un cortocircuito, cioè immediatamente fu catturato da questa parola, e da lì cominciò intanto la parola a lievitare nella mente, a sedimentarsi nella sua mente, ma poi, come facciamo noi filologi, comincia tutta l'analisi. Quindi lui andò poi a controllare il significato di questa parola, che si riferisce sia alla stella del mattino, sia alla stella della sera, ma anche è un termine che indica il marinaio. E quindi immediatamente il cortocircuito si realizza nella creazione di un personaggio di questo nome, che è un marinaio, e tutto nasce da un nome. Vedremo tra poco che l'idea per Tolkien di ricreare la storia di Beowulf, che è il protagonista dello splendido poema che reca lo stesso nome, Beowulf, la gente lo pronuncia Beowulf all'inglese, ma all'epoca si pronunciava come scritto Beowulf, quindi io ci tengo, a meno che non citi un'edizione inglese, il poema si chiama Beowulf, è molto più bello, come Earendel, questi dittonghi sono da apprezzarsi, l'inglese moderno è un'altra cosa. Quindi dicevo, quando Tolkien comincia a riflettere sul personaggio di Beowulf, protagonista del poema omonimo, e diciamo subito che è una riflessione che accompagna Tolkien per tutta la sua vita accademica. Dobbiamo anche considerare che il tipo di insegnamento che si praticava in Inghilterra, Tolkien ha insegnato a Leeds e poi per 20 anni a Oxford, con una duplice cattedra, prima con la cattedra molto la più prestigiosa di Oxford, che si chiama la Rawlinson and Bosworth Professorship, poi per raggiunti limiti di carica, diciamo, diventò invece Merton Professor, sempre a Oxford. Dicevo, l'insegnamento nell'università inglese prevede che nel sillabo inglese, della scuola d'inglese, ci sia quasi sempre Beowulf. Non c'è una grande varietà di argomenti, ma Beowulf deve esserci in maniera obbligatoria per gli studenti della scuola d'inglese. Quindi già istituzionalmente Tolkien di anno in anno riproponeva Beowulf, naturalmente diversi aspetti, e con un perfezionismo che io capisco, cioè con una indecisione che io condivido, ha continuato a tradurlo
in inglese moderno, tentando varie strade. La prima era la più ambiziosa, ha cominciato a scriverlo rendendolo in inglese moderno, ma in versi allitterativi, come vi dicevo, cioè conservando proprio la marca, il segnale poetico principe, che con l'inglese è abbastanza facile perché molte delle parole dell'inglese antico si conservano nell'inglese moderno, quindi l'allitterazione in molti casi si offre, facilmente, spontaneamente. Eppure rimangono dei versi in cui, se si vuole riprodurre un verso allitterativo, ci si discosta dal senso. Quindi Tolkien, dopo anni e anni in cui lavorava ad una traduzione del Beowulf, che è lungo 3.000 versi, non è una lunghezza eccezionale, ma è estremamente complesso e raffinato. Quindi Tolkien ci andava molto cauto in questa traduzione, ha abbandonato il progetto. Ed è passato a una traduzione in prosa. Come oggi siamo ancora divisi fra le due tipologie. Abbiamo avuto anche recentemente una nuova traduzione ad opera di un grande poeta irlandese, Seamus Heaney. E quindi anche lì di nuovo a discutere come meglio se riprodurre. La scelta di Heaney è stata una scelta coraggiosissima. Ha voluto rendere il divario che c'è fra la lingua del Medioevo, l'inglese del Medioevo e l'inglese moderno, non arcaicizzando come a volte, io credo legittimamente, si faccia traducendo un testo antico come Beowulf, no? Usiamo un italiano ricercato. Invece, Seamus Heaney ha usato il dialetto della sua infanzia in Irlanda, che per lui era evocativo di una società. Come cominciavo, dura, forte, sentimenti, saldi, valori, anche povertà, anche fango, polvere, fatica. Ecco, lui identificava questa atmosfera di alcune parti del Beowulf, c'è anche la corte che invece è una cosa diversa, con il dialetto della sua infanzia irlandese. Quindi ancora oggi ciascuno sceglie una strada. E lo sappiamo anche oggi, le traduzioni italiane di Tolkien hanno suscitato discussioni, chiaramente, perché ogni scelta si porta con sé delle non scelte, evidentemente, o delle alternative altrettanto valide, e dipende naturalmente dal giudizio. Quindi Tolkien sceglie la strada più piana, direi, più scientificamente sicura di una traduzione in prosa, ma non l'ha mai pubblicata. Quindi lui ha sempre considerato la sua traduzione in progress come un supporto alla didattica, quindi perché a lezione si legge il testo originale, lo si traduce, e alla fine ricordiamoci che non ha voluto pubblicare la traduzione. Quindi quando il figlio Christopher, in anni recenti, nel 2014, ha deciso di pubblicare il Beowulf di Tolkien, in realtà è molto di più di una traduzione. E, cosa molto singolare, ma forse affascinante, il risultato è un testo in inglese moderno in prosa che si accorda solo in parte col commento, perché commento e traduzione erano continuamente rivisti, aggiornati, e l'ultimo aggiornamento non li vede in pari. E quindi Christopher Tolkien si è ritrovato con un commento arrivato a un certo stadio, ma di cui poi Tolkien magari non aveva tenuto conto nella traduzione o viceversa. Quindi i due testi non sono perfettamente paralleli, perfettamente congrui, direi, però sono il segnale di uno studio lungo una vita. Quindi direi che nel campo dell'inglese antico, se mi posso permettere una sintesi degli interessi di Tolkien, Beowulf giganteggia da solo, incommensurabile. Per Tolkien, e dirò solo quando io non sono d'accordo con Tolkien, perché la mia opinione sia molto meno rilevante della sua, ma io mi sento in perfetto accordo con lui nel trovare ad ogni lettura che faccio del Beowulf, ad ogni studio. E poi mi sto dedicando ultimamente molto alla lingua della poesia nei suoi tecnicismi, quindi rileggo continuamente, c'è una musicalità,
una finezza, un mondo aristocratico che cerca di riprodurre per noi un mondo arcaico. Ecco, secondo me questo è il fascino di Beowulf. È un poema epico, ma su due livelli che si intrecciano. La materia, come ci dicono i manuali di storia della lingua inglese, risale all'epoca delle migrazioni, quindi IV-VI secolo. Successivamente sarà stata costituita un insieme di versi intorno all'VIII secolo, poi il nostro testo è intorno all'anno 1000. Quindi non possiamo dire di che età è, di che epoca è il Beowulf, noi possiamo solo dire l'ultima redazione che ci è giunta è trascritta su un manoscritto, tra l'altro disastrato, sia per via di un incendio che ne ha in qualche misura danneggiato i bordi, alcune parole non ci sono più, sia perché risulta dall'unione di due in realtà manoscritti, e lì di nuovo Tolkien riflette, interviene, poiché prima di lui diciamo le due parti sembravano divise paleograficamente, poiché si tratta di due codici diversi per epoca e per fattura, ma è stato Tolkien a dire che c'era un motivo unificante, ovvero le tre lotte contro i mostri. Quindi Tolkien su Beowulf ha veramente riflettuto moltissimo, e di Beowulf poema apprezzava proprio la magniloquenza, un verso ricco, nobile, molto raffinato, e invece una trama semplice e istituti germanici arcaici come la faida, ad esempio, che è proprio uno degli elementi che ritroviamo in poesia, nelle saghe norrene. Quindi questa mescolanza di antico e contemporaneo, con una leggera velatura di cultura cristiana, che però non cancella, non annulla lo spirito genuinamente germanico. Quindi Beowulf in primo piano. Dopodiché direi, se posso giudicare la passione e l'interesse di Tolkien, nel campo della letteratura inglese antica si dirige verso due generi letterari. Beowulf escluso, abbiamo detto, poi quel poco altro che c'è di poesia eroica, in particolare la battaglia di Finnsburg, su cui adesso ritorneremo tra poco, il poema Exodus, del quale pure parlerò, e poi le elegie. Ecco, questo secondo me è un punto molto interessante per chi magari non conosca bene la letteratura inglese antica. Una porzione notevole dei 30.000 versi di cui si compone la poesia inglese antica è costituita da elegie, quindi si prende a prestito un termine della letteratura classica, le elegie latine e greche, e lo si applica a un gruppo di poemi che hanno come cifra il rimpianto per un mondo passato, il rimpianto per il trascorrere del tempo, le rovine degli edifici, quelle che Beowulf chiama Eald, Entai e Weorc, le antiche opere dei giganti. E notiamo già, piccole osservazioni con cui vorrei inframmezzare il mio discorso, che questo verso del poema The Ruin, quindi il poeta guarda con un misto di malinconia, rispetto per un passato dove si era capace di costruire edifici in pietra, e li chiama antica opera dei giganti. La parola gigante è Ent, e la parola in Tolkien entra e riesce attraverso un altro personaggio, gli Ent, che appunto portano il nome con cui in inglese antico si indica il gigante, ma che hanno tutt'altra connotazione. Questo è un lavoro continuo che Tolkien fa. Una parola lo colpisce e esce dall'inglese antico e rientra nel suo mondo fantastico. Quindi le elegie parlano di lontananza, di amori che sono stati separati, quindi di coppie più che di amori che sono stati separati, e quindi hanno questo tono che non è mai drammatico, ma come spesso in Tolkien c'è questo senso di rimpianto per un mondo che non c'è più, ma è un rimpianto che in genere
si ferma prima di diventare tragedia, dolore insanabile, ed è semplicemente il constatare come nel mondo ci siano separazione, dolore, malattia, amore non corrisposto, perdite familiari, eccetera. Quindi le elegie le frequenta, e questo ci tornerà utile quando parlerò anche di Selig Spell. Poi c'è la battaglia di Moldon, The Battle of Moldon, di cui Tolkien scrive un sequel, ovvero una piece teatrale. Quest'anno l'ho proposta ai miei studenti, proprio no, l'anno scorso, l'anno 19-20, abbiamo letto e commentato parola per parola Battaglia di Moldon, e poi come lavoro, diciamo, individuale, ho dato loro da confrontare i tre opere moderne. Una appunto era Il ritorno di Beorn, figlio di Beorn di Tolkien, The Homecoming, eccetera, eccetera, il racconto di Vumin 4, tanto per restare tra amici, appunto Moldon anno 991, eccetera, e Borges, la stupenda rivisitazione del finale della battaglia di Moldon. Quindi un bellissimo testo, questo che Tolkien ha molto amato e su cui ha scritto pagine magistrali, in particolare concentrandosi sulla parola. Sempre come Tolkien, il suo interesse parte da dati linguistici molto precisi. In questo caso non per il suono come è Arendelle, quindi non tanto per l'evocazione, ma perché questa parola è stata da lui individuata come il centro focale della battaglia di Moldon, che è una battaglia che finisce con la sconfitta degli inglesi che fronteggiano i vichinghi. Siamo nell'epoca delle invasioni vichinghe in Inghilterra. E poiché questa sconfitta è forse da attribuirsi non a una casualità, scontro tra due forze, una vince e una perde, ma al fatto che il comandante dell'esercito inglese, Byrhtnot, per mostrare il proprio coraggio, ecco quei valori antichi, eroici, in cui Tolkien crede molto, tra l'altro, però che cosa fa? Concede terreno ai vichinghi, cioè permette loro di attraversare un istmo di terra che la marea teneva separato dalla terraferma, quindi consente loro di venire vicino all'esercito in modo da poter poi iniziare uno scontro alla pari. Lo scontro, dicevo, finirà male per gli inglesi, e Tolkien ritiene che il poeta, usando a metà del componimento l'aggettivo, anzi il sostantivo, overmod, mod significa coraggio in inglese antico, over è il moderno over, di solito interpretato in senso positivo, quindi Byrhtnot ebbe un coraggio estremo e affrontò i vichinghi. Peccato che poi fu sconfitto. Tolkien invece dice no, attenzione, overmod è un sostantivo che indica un superamento del lecito coraggio. È un coraggio che non tiene più conto del rischio che non si deve correre se non si vuole mettere a repentaglio la vita dei propri soldati. Quindi in questo caso non è coraggio, è orgoglio, è troppo coraggio. E quindi anche lì una bellissima lezione di Tolkien su come leggere un componimento e come riuscire anche a interpretarlo in maniera nuova rispetto a indirizzi di critica precedenti. Quindi dicevo, le elegie, Beowulf, Exodus, tutto quello che c'è di eroico. Exodus è un interesse collaterale di Tolkien. Come faccio a dire che è un suo interesse? Perché ne fece una bellissima traduzione che è uscita, sempre curata, diciamo, non so se curata da Christopher Tolkien o da qualcun altro, è uscito, diciamo, di ambito filologico di Tolkien, un'edizione di Exodus che è un rifacimento del libro biblico dell'Esodo. Quindi anche lì, se voi considerate, Tolkien, nonostante fosse cattolico, molto religioso, non ha una particolare passione accademica per la poesia religiosa, se dobbiamo essere sinceri. E uno dice, ma Esodo è il rifacimento di un libro biblico. Sì, ma quello che interessa
Tolkien, quello che lo è, che cosa? Il momento finale, l'inseguimento dell'esercito del faraone, l'aprirsi del Mar Rosso, inghiotte tutti i soldati, la fuga degli ebrei. Quindi in realtà Esodo è un rifacimento del libro biblico, ma con spirito, come se potesse essere il racconto di un episodio bellico, diciamo. Quindi, e soprattutto Esodo anglosassone è ritenuto il più nordico dei poemi anglosassoni, quindi molto vicino a certe asprezze tipiche della poesia dei poeti del nord, cioè degli scaldi. Quindi è un caso un po' particolare. È uscito poi Beowulf, di cui abbiamo già cominciato a parlare, e spiegare che si tratta di un volume che racchiude la traduzione, il commento e Sellich Spell, e poi anche Finn e Hengest. Finn and Hengest è un'edizione curata da Alan Bliss, un bravo filologo purtroppo scomparso prematuramente, poco dopo aver pubblicato questo libro, cui è spettato il compito veramente arduo, anzi addirittura infelice, di mettere a posto gli appunti che Tolkien era andato di anno in anno scrivendo, cancellando, rivedendo, ampliando. Il metodo di lavoro di Tolkien, non so quante milioni di pagine sono racchiuse nella Bodleian di Oxford, proprio milioni di pagine. Sicché qualcuno ha fatto un calcolo, me lo diceva forse Veronica oggi, che proprio dividendo matematicamente i fogli compilati da Tolkien per i giorni della sua attività accademica, dovrebbe aver scritto almeno 50 pagine al giorno proprio fisse, per non parlare poi di tutto il resto del lavoro. Quindi aveva una mole enorme di appunti su questo, che non è un componimento come Beowulf, come la battaglia di Moldor, ma è un frammento molto breve che però per un filologo presenta una situazione idilliaca, meravigliosa. Perché? Perché all'interno di Beowulf, e a Beowulf si torna sempre, non c'è modo di sfuggire, c'è riportato lo stesso episodio, cioè un episodio di faida fra frisoni e danesi. C'è di mezzo un matrimonio, una faida, quindi qui è inutile addentrarci. Però abbiamo una duplicazione di questo tema. Quello che Tolkien chiama The Episode è la narrazione all'interno del Beowulf di questo episodio. C'è poi giunto un frammento di un carme molto più lungo, mutilo all'inizio e alla fine, in cui si racconta, ma molto, direi, in maniera molto così frammentaria, perché manca l'inizio, manca la fine, ma insomma è lo stesso argomento, una battaglia fra danesi e frisoni. E quindi Tolkien si appassiona, perché Tolkien è un detective, un filologo detective, quindi dategli dei dati, magari discordanti fra di loro, dategli dei buchi nella trama, e questo è il campo suo, cioè mettere insieme dei dati e costruire, ricostruire, non è inventare, è entrare nella mente del poeta, entrare nella lingua, in questo caso di due poeti diversi, e immaginare con il massimo di verosimiglianza possibile quale potevano essere le parti mancanti. E questo poi ci porterà a parlare direttamente di Sellich Spell, che dovrebbe essere l'argomento principale di questa sera, cioè questa volontà di Tolkien di trasformare delle membra disiecta, delle piccole parti di traduzione, di tradizione, scusate, che ci sono giunte, in un tutto logico, perché la mente di Tolkien è mitopoietica. Quindi, avendo letto tanto di letteratura medievale, conoscendo così bene le letterature medievali, non solo germaniche, ma soprattutto germaniche, lui conosce le trame standard, conosce gli elementi archetipali, e quindi dategli 8 punti e lui li unirà e ne farà uscire un disegno. Quindi Finn e Hengest non arriva a una fase matura e completa in cui Tolkien mette insieme tutti i suoi appunti e discute i nomi e discute la geografia, i personaggi presenti, proprio capillarmente esame.
Esamina ogni aspetto del frammento e dell'episodio narrato nel Beowulf, ma poi non arriva, ma Tolkien raramente arriva a mettere il punto in campo accademico alle sue ricerche. E allora cosa successe? Che Alan Bliss, qui in Sardegna direbbero meschino, perché? Perché stava lavorando a Finn Hengest, aveva avuto delle belle idee, delle belle teorie, eccetera, e scoprì che coincidevano, e lui lo dice, credetemi, erano veramente le stesse idee che andava esprimendo Tolkien. A quel punto lui, non dico che buttò nel cestino i propri appunti, ma decise che non avrebbe fatto nulla, molto correttamente. E Tolkien lo venne a sapere e gli regalò i suoi, gli disse, ti regalo tutti i miei appunti, mettili a posto come vuoi. Non mi importa neanche che mi citi, proprio una generosità accademica che raramente si vede. Purtroppo, no, le cose andarono, purtroppo per Alan Bliss, le cose andarono che Tolkien disse lasciami però rimettere a posto. Lì Bliss avrebbe dovuto capire che era la fine di tutto, la fine dei suoi sogni. Li metto a posto e poi te li do. Non riuscì mai a metterli a posto, naturalmente, la morte lo colse con i suoi appunti ancora sparsi dappertutto, a matita, scritti nei posti più strani, e Christopher Tolkien fu molto generosamente glieli diede, ma secondo me gli fece anche un brutto servizio, perché a quel punto doveva pubblicarli, avendoli ricevuto. E infatti Finn Hengest, secondo me, è un po' il più pesante, il meno riuscito forse dei libri accademici postumi pubblicati di Tolkien, proprio perché erano in uno stadio in cui ci sono pezzi di vari ragionamenti, ma molto complicati. Io lo stiamo anche esaminando in una tesi, e mi sono anche pentita forse di avere dato questa tesi, perché è un po' difficile in effetti, come farà soltanto una parte, ma insomma è affascinante. Che cos'altro ha pubblicato, è stato pubblicato dopo la sua morte naturalmente di accademico? Beowulf, Finn Hengest, Exodus, e qui con l'ultimo titolo, diciamo, di Sir Gawain and the Green Knight, naturalmente Pearl, collaborò anche a Pearl, poema sempre medio inglese, e poi qui si apre una bella parentesi per me che comunque come mia passione alla pari, non lo so se proprio alla pari con l'inglese antico, cioè la passione per l'antico islandese, per l'antico nordico. Tolkien lavorò moltissimo alla leggenda dei Nibelunghi, che nel mondo nordico assumono anche il nome di Volsunghi. Le cose si complicano perché nel nord non si capisce bene chi siano i Nibelunghi, se confrontiamo le trame nei carmi del nord con il lento incedere del poema medio tedesco, dove tutto chiaro, tutto spiegato, tutto in rima, si è già capito che mi piace di meno, mentre nei carmi del nord è tutta una narrazione più frammentaria. I Nibelunghi diventano i Volsunghi, non si capisce bene di chi è il tesoro. Una volta il tesoro è dei nani e l'equivalente di Sigfrido lo ruba, una volta il tesoro invece appartiene ai Burgundi, ai principi Burgundi. Insomma, è una materia molto complessa. Pan per i denti di Tolkien, che quando vede versioni diverse, stacchi narrativi, ci si appassiona moltissimo. E quindi Tolkien ha fatto una poeticissima traduzione di alcuni carmi dell'Edda. Edda è il nome con cui viene designata una raccolta di carmi unica e preziosissima. Sono numerosi carmi, metà mitologici, metà eroici, e quelli eroici soprattutto incentrati sul ciclo dei Nibelunghi trattino Volsunghi. E Tolkien affronta in particolare il rapporto, diciamo il tema che c'è all'interno di questa epopea di Sigfrido, uccisore del drago Fafnir, e la morte di Sigfrido, la vendetta poi del corrispettivo di Cremilde, il dramma di Brunilde, insomma è un dramma che nel nord diviene ancora, anzi diviene a tinte autenticamente drammatiche. Nel sud, io sono un po' prevenuta, ma insomma questa epopea in rima medio tedesca è un po' più cortese, tutto si stempera. Nel nord
ci sono veramente atrocità e drammi, drammi veri, anche drammi passionali. Ecco, nel nord si introduce in maniera molto più veritiera, molto più sentita, i drammi d'amore, mentre al sud il dramma certo c'è, Brunilde, Crimilde, lo scontro fra le regine, eccetera. Nel nord ci sono degli approfondimenti psicologici particolari che io credo Tolkien abbia molto apprezzato, poiché la sua resa della materia nibelungica si basa su due carmi eddici, pensate, che hanno nel titolo la provenienza groenlandese. Quindi Tolkien si appassiona a due carmi che trattano dello stesso momento, della stessa fase della tragedia dei Nibelunghi, ovvero quando Attila, che nel frattempo ha sposato il corrispettivo di Crimilde, non uso i nomi nordici perché sono un po' difficili, quindi Attila ha sposato in seconde nozze per Crimilde, vedova di Sigfrido, ha deciso di appropriarsi del tesoro dei Burgundi, che sono i suoi fratelli, li invita a corte, poi lì ci sarà una carneficina, una battaglia, Gunnar sarà gettato nella fossa dei serpenti, quindi ci sono proprio tanti temi molto particolari. Quindi Tolkien si appassiona al fatto che questo episodio centrale, l'invito presso la corte di Attila dei principi Burgundi e Crimilde che si schiererà al fianco dei fratelli, benché le abbiano ucciso il marito Sigfrido, e mette insieme le due versioni di questi due carmi, entrambi provenienti dalla Groenlandia. Si chiamano il carme di Attila proveniente dalla Groenlandia e la canzone di Attila proveniente dalla Groenlandia. Pensate, anche lì fiorisce la poesia eddica. In più, e questo è una cosa che mi è molto piaciuta, diciamo, rende anche un terzo carme che si chiama Gudrunar Kvida in Fyrsta, che vuol dire il primo carme di Gudrun. Gudrun è Crimilde, dove c'è una scena modernissima. Permettetevi di parlarvene per qualche minuto, poi passerò al mio Sellice Spell. Tu dimmi quando manca un quarto d'ora, mi segnali. Una scena modernissima con Crimilde davanti al feretro di Sigfrido, coperto. Tutti piangono, si lamentano. Nel mondo germanico il momento del funerale, del compianto è proprio molto forte, ci sono grida, le donne, invece lei è immobile, immobile senza una lacrima. E il carme che Tolkien conosce e rende, tra l'altro, quindi vuol dire che l'ho molto interessato, è il tentativo da parte delle dame di corte, dei familiari, soprattutto femminili, di consolarla con un elenco sempre più esagerato di lutti. Quindi tutti si avvicinano e le dicono: ah, come ti capisco, io ho perso un marito, due figli, un padre, eccetera. La seconda invece perde entrambi i genitori, cinque figli, tre mariti, in un crescendo che quasi è, non dico che è umoristico perché la scena è molto tragica, però è un crescendo un po' grottesco, senza nessuno scopo, finché una donna esperta dell'animo umano semplicemente scopre il feretro di Sigfrido e dice a Crimilde: toccalo, bacialo. E allora, nel dover finalmente ammettere che Freddo è morto, scoppierà in lacrime e con una bellissima espressione dice che la pioggia, cioè le lacrime, cominciano a scenderle giù dalle trecce fin sulle ginocchia, proprio come per dire c'è questo movimento di scioglimento. E Tolkien quindi ha molto apprezzato questo carme, che non è più eroico ma è drammatico, elegiaco. E ultima cosa che dirò di questa competenza di Tolkien accademico e di quello che ho pubblicato: ho scoperto, e vi devo ringraziare perché l'ho scoperto così un po' riguardandomi le opere pubblicate da Tolkien di carattere accademico, che nel finale, probabilmente lo avevo visto tanti anni fa, ma non ero ancora attenta al Tolkien che scrive in inglese antico come lo sono adesso, c'è niente di meno che una traduzione, scusate la citazione, una traduzione in inglese antico dei carmi nordici. Atla Kvida,
Eatla Maul, di due carni groenlandesi, quindi ho già lavoro da fare perché è interessantissimo. Cioè, pensate, ha deciso di tradurre in inglese questi carmi perché, riuscendo a tradurlo bene come Tolkien, e ora ne parlerò, sa tradurre bene in inglese antico, lui ha modo di vedere se possa essere esistito un corrispettivo anche nel mondo anglosassone. Se riproducendo in inglese il fraseggio antico nordico arrivi un po' più vicino a com'era probabilmente il Carme cantato anche nel mondo anglosassone. Non ci dimentichiamo che i vichinghi hanno regnato in Inghilterra. C'è stato un momento in cui il re d'Inghilterra era il re di Danimarca, Knut. E quindi, ad esempio, una tesi in tempi abbastanza recenti è che uno dei Carmi dell'Edda sia stato composto da un inglese che conosceva il nordico. Quindi bisogna meglio indagare queste affinità, questi rapporti. Questo è un quadro per dirvi che Tolkien ha pubblicato poco come accademico, diciamo, ma alcune scoperte fondamentali nel campo filologico, ma ha tenuto per sé, continuamente aggiornandolo, rivedendolo, limandolo, un tanto materiale che poi purtroppo, quando finisce edito da altri, presenta lacune, non ha il placet finale dell'autore, ma è materiale comunque interessantissimo. E adesso mi avvio a parlare appunto di quello di cui mi sono occupata recentemente, ma forse una introduzione alle varie tematiche che Tolkien ha voluto affrontare nel campo appunto dei suoi studi e del suo insegnamento poteva essere utile. Come intermezzo vorrei riprendere alcune osservazioni fatte da Tolkien in una lettera, in cui dice qualcosa che ci può sembrare un po' strano. Tolkien dice che lui di letteratura inglese non ne sa più di qualunque altro, cioè più di qualunque persona che si occupi di letteratura inglese, persino di un buon lettore. Immagina Tolkien, esperto di tutta la letteratura. In realtà Tolkien si schiera, se bisogna creare una, diciamo, una opposizione tra letteratura e lingua. Lui parlava sempre di lit, abbreviato, e leng, come due fazioni che a Oxford tentavano di prendere il controllo del syllabus, cioè noi diremmo del percorso formativo all'università, cioè quali materie inserire. E allora c'erano sgomitate da parte dei leng, che volevano inglese moderno, le letterature, e, sì, scusate, i lit, Literary Studies, e i Lang che ci volevano invece inglese antico, le filologie, linguistica, le lingue classiche, e Tolkien era schierato per questa seconda fazione e ci dice in questa lettera di non dimenticare che lui ha iniziato il suo percorso di formazione leggendo i classici. Quindi lui avrebbe dovuto fare lettere antiche, diremmo noi adesso, e che poi si è spostato verso non le lingue classiche antiche, ma le lingue germaniche antiche, mettendo in chiaro che per lui, che ama il suono delle parole e il modo in cui la forma delle parole, quindi la sequenza fonetica, si rapporta col loro contenuto, questo è ciò che affascina Tolkien. Non l'opera in sé, il romanzo, l'autore, proprio questa artigianale indagine su suoni e significato, dove l'etimologia, ad esempio, gioca un grande ruolo. E quindi dice: dove al meglio si riesce a cogliere la bellezza e il senso della sequenza dei suoni? In una lingua straniera, perché nella lingua straniera c'è un diaframma, meglio ancora se antica, perché allora è più vicina a come la parola, la forma doveva essere originariamente. E quindi lui dice: è stato per me naturale andare nel campo che mi permetteva di avere un diaframma con la lingua. Quindi per lui l'inglese antico e l'antico nordico sono lingue straniere in un certo senso.
che poi naturalmente si possono collegare alla forma moderna, diciamo, ma lui non interessava tanto questo quanto, lo sappiamo bene, lo sapete meglio di voi che siete più esperti dell'opera di Tolkien, tutte le parole che lo hanno colpito, vuoi nell'inglese antico, vuoi nell'antico nordico, sono entrate poi nelle sue opere, tutte le sue opere, ma anche con dei cambiamenti, diciamo, non è una equazione, una continuità, è uno spunto. E qui cominciamo a parlare un attimo del motivo per cui Tolkien decide di scrivere Selig's Spell. Selig's Spell chiaramente è un'operazione minore, se noi dobbiamo parlare delle opere di Tolkien, qualcuno magari non sa nemmeno che cos'è Selig's Spell. Il nome Selig's Spell non è un incantesimo, ma Tolkien usa la parola spell in senso etimologico, poiché anticamente spell indicava un enunciato di tipo particolare, quindi non un enunciato di tipo comunicativo, un discorso, eccetera, ma particolare, pronunciato in maniera particolare. Ecco perché oggi questa parola spell è diventata spelling, cioè pronunciare una parola in maniera particolare, suono per suono, oppure è diventata incantesimo, dove l'incantesimo ha proprio nella modularità della voce uno degli elementi della sua efficacia. Non si può recitare un incantesimo in maniera neutra, il ritmo è importante. In questo caso spell ha il suo valore che aveva già in anglosassone, che vuol dire racconto. Selig è un aggettivo che significa meraviglioso, fantastico. Quindi Selig's Spell è un sintagma che equivale al nostro favola, fiaba, ma diciamo ha un po' più l'idea, mentre fiaba ci porta subito in un mondo incantato, la magia, le trasformazioni, dire racconto fantastico o racconto meraviglioso tiene presente due elementi, quelli che Tolkien chiamava historic legendary, cioè ci deve essere una base storica, racconto, ma fantastico, ovvero che ci porti comunque a intersecare il cammino, l'ambito della fantasia, quindi un racconto che ha degli elementi fantastici, ecco, non tanto proprio la fiaba, termine che nelle varie lingue poi ci richiama un determinato tipo di racconto. Da dove trae Tolkien il nome Selig's Spell? Vi posso leggere qualche rigo in inglese antico? Vi è venuta voglia di sentire un po' di inglese antico per capire se avete più o meno, potete capire il piacere di Tolkien. Vai pure. E vi leggo soltanto i quattro versi in cui compare Selig's Spell, così vi riposate un attimo e poi lo troverò. Eccolo qua. Gome la shielding fe la friggende feoran rechte, quilum hilde deor herpan winne, gomen vudu grette, quilum gud avrech sodo sarlich, quilum Selig's Spell rechte efter richte, rum heort cuning, quilum efton gan, eldo jebunden, gomel guzwiga, jogu de quidan, hilde strengo. Hreder inne weol, sonne he vintrum frod, worn jemunde. Questo passo nel Beowulf è un passo significativo e quindi Tolkien lo deve avere letto con molta attenzione molte volte, perché riguarda una sorta di descrizione dei generi di cui generi che venivano praticati nella sala del banchetto, che è il momento, diciamo, più topico in cui si recitano poemi nell'antica società germanica. La traduzione è questa: dopo la vittoria su Grendel, quindi quando Beowulf ritorna vittorioso, ci fu musica e canto.
un vecchio Schulding che molto sapeva, narrò di tempi remoti. A volte un valoroso in guerra, diletto d'arpa, toccava il legno gioioso. A volte recitava una storia triste e vera, le elegie. Vedete? Questa descrizione esattamente. A volte recitava una storia triste e vera. A volte un racconto fantastico. Con proprietà narrava il re magnanimo, a volte ancora curvo d'anni il vecchio, lamentava la giovinezza, elegia, vedete di nuovo elegia, la forza guerriera, carme eroico, il cuore dentro s'agitava quando vecchio d'inverni molto ricordava. Quindi, Tolkien è sicuro che il Selic Spelle sia uno dei tipi di racconto che circolavano nell'Inghilterra anglosassone messo in poesia. Tolkien aveva sempre avuto l'idea che il Beowulf che è giunto fino a noi fosse un poema che molto conservava della trama originaria, ma intorno al quale si fossero poi inseriti molti elementi di una società, come dicevo all'inizio, un po' più avanzata, meno primitiva, diciamo, meno eroica, ma soprattutto che fossero andati persi molti nessi, molti elementi della trama. In particolare la sua idea era che all'origine di tutta la prima parte del Beowulf ci fosse la storia, proprio la fiaba del giovane, del bimbo allevato dagli orsi, il quale vive quindi a contatto con la natura e poi solo in un secondo momento entra a contatto con gli uomini, la società degli uomini, è guardato male perché essendo figlio degli orsi parla male, non sa parlare, ha una forza prodigiosa che non riesce a controllare e deriso da tutti inizialmente e considerato poco intelligente, poco promettente, avrà il suo riscatto quando si recherà alla corte del re danese e lì ucciderà Grendel e poi ucciderà anche la madre di Grendel. Da dove ha questa idea Tolkien che dietro al personaggio di Beowulf, che nel poema si dice semplicemente era poco promettente, ma quando udì che c'era un mostro, eccetera, eccetera, venne coi suoi guerrieri ad aiutare il re. Quindi un personaggio a tutto tondo, eroico e positivo. Tolkien deriva la sua idea, parte della sua idea, dal nome Beowulf. Eccoci di nuovo a uno sviluppo che nasce dal nome. Il nome Beowulf è una metafora che significa wolf, lupo, Beo, api, quindi chi è lupo per le api, cioè nemico delle api, è l'orso. Quindi Tolkien da questa etimologia confortata dagli studi di Chambers del 1920 che per primo la propose, ebbe l'idea, si confermò nell'idea che sicuramente originariamente Beowulf era chiamato con questo soprannome proprio per via del fatto di essere stato allevato dagli orsi. Quindi Tolkien pensò che qui nel Beowulf c'erano rimasti degli sparsi frammenti di un'antica fiaba, una fiaba finalmente inglese. Tolkien era molto deluso dal fatto che mentre i fratelli Grimm in Germania raccoglievano le fiabe, Asbjørnsen og Mø in Norvegia raccoglievano le fiabe, Afanasieff in Russia raccoglieva le fiabe, i fratelli Perrault. L'Inghilterra sembrava avere smarrito la via per dei ricordi delle antiche fiabe, pochissime leggende del tipo storico-leggendario che piacevano a Tolkien. E questa lacuna, diciamo, si rivelò in tutta evidenza quando Andrew Lang pubblicò i suoi Colored Fairy Books, uno diverso dall'altro, mi ricordo tutte le copertine diverse, e nel Red Fairy Book l'ultima storia era quella di Sigfrido il Drago, quindi aveva addirittura preso a prestito una leggenda
non inglese, ma appunto tedesca e nordica, proprio perché non ce n'erano. E Tolkien si disse: bene, voglio regalare all'Inghilterra una fiaba autenticamente inglese, e da qui è nato il suo progetto di scrivere Selig's Spell. Selig's Spell ci è giunto in due versioni, una in inglese moderno, quindi il contenuto è antico, la fiaba ha un inizio tipico delle fiabe, c'era una volta un re che abitava nel nord, aveva una figlia e finirà in maniera tipica per una fiaba, sposa la figlia del re, e quindi abbiamo una serie di prove, Beowulf ha dei compagni che prima cercano di combattere contro Grendel ma vengono uccisi da lui, due falliscono, sarà il terzo Beowulf, quindi tutti gli elementi delle fiabe, il numero tre, i compagni, le armi miracolose, quindi tutti questi elementi li aggiunge Tolkien. Quello che a me è interessato, su cui si basa il mio articolo e qui vado a concludere, è il fatto che Tolkien abbia anche cominciato, perlomeno sia arrivato a un terzo, di raccontare la storia anche in inglese antico. Tra l'altro Tolkien era abituato a scrivere poesia in inglese antico, poesia in gotico, poesia in tutte le lingue germaniche antiche, e la sua conoscenza della lingua era tale che in una lettera ci dice che poiché vedeva che l'inglese stava diventando una lingua globale, tutti parlavano inglese, e lui con un motto un po' aristocratico disse: bene, d'ora in avanti parlerò solo antico merciano, che era il dialetto inglese di Oxford e di Birmingham, dei luoghi in cui lui era vissuto. Quindi lui perfettamente in grado, come alcuni professori parlano il latino correntemente, lui veramente parlava inglese antico con varietà dialettali perfettamente. Quindi decise di farne anche una versione inglese antico. E qui, nella conclusione, dirò a quale giudizio sono arrivata io relativamente a questo suo esercizio, in che senso c'è bisogno di dare un giudizio. C'è una questione dietro a questa duplice redazione. Tolkien asserisce di avere cominciato a scrivere la favola in inglese antico. Christopher Tolkien esamina, mette a confronto la favola in inglese antico con la redazione in inglese moderno e nota che in alcuni passi la versione in inglese antico combacia con le ultime redazioni e quindi dice: si deve essere sbagliato mio padre a scrivere. Secondo me c'è un'altra spiegazione plausibile, ovvero che Tolkien abbia cominciato il lavoro in parallelo, usando la versione in inglese antico per vedere, che a lui riusciva molto semplice, per vedere se il sapore riusciva a quello giusto, se gli sembrava plausibile, se il racconto poteva stare al confronto col Beowulf, poteva darci un'atmosfera simile, e ha cominciato l'inglese seguendo l'antico inglese, quindi calcando l'inglese sullo stile che aveva trovato per l'inglese antico. Successivamente ha anche in qualche caso, secondo me, modificato l'inglese, se antico, se nella sua scrittura dell'inglese moderno magari gli era venuto in mente di cambiare qualcosa, di aggiungere, di sostituire. E perché si sarebbe fermato a un terzo? Qui le risposte sono diverse, ognuno può scegliere quella che vuole. La risposta più semplice è: ci voleva troppo tempo per scriverla in inglese antico. Cioè la fiaba alla fine sono una trentina di pagine, quella dell'inglese moderno. E vi assicuro che scrivere in inglese antico la stessa versione era un compito lentissimo, perché... E qui vi dico l'ultima cosa, secondo me, interessante. Tolkien non inventa nulla. Cioè, noi potremmo scrivere un breve racconto in latino prendendo dizionario, vedendo i nomi delle parole, e uscirebbe fuori ovviamente un pastiche, ma con le parole. Io ho esaminato parola per parola di Selig's Spell contro il corpus di tutta la poesia e di tutta la prosa anglosassone e ho ritrovato tutto. Quindi Tolkien prende tessera per tessera dalla poesia, dalla prosa,
soprattutto da Beowulf evidentemente, perché la materia è simile, e ha costruito quindi un racconto in inglese antico a prova di verifica. È splendidamente anglosassone, proprio prende giri di frase, l'ordine delle parole, con alcune sorprese, ovvero alcune parole che noi possiamo indicare come asterisk words, cioè parole con l'asterisco che non esistono in inglese antico, ma che Tolkien, di cui aveva bisogno Tolkien per la sua stesura, e che ha modellato sull'inglese antico. Quindi sono parole plausibili nel confronto con l'inglese antico, ma non attestate. Ecco perché io uso il termine parole asterisco. In altri casi aveva bisogno, ad esempio, del verbo risalire alla superficie. Nel corpus inglese antico non si parla di risalire alla superficie. Allora lui ha preso il verbo anglosassone che significa tuffarsi, questo c'è, e ci ha aggiunto la preposizione up. Quindi risalire alla superficie è tuffarsi in alto. Quindi è una traduzione veramente affascinante. Perché l'avrebbe lasciata interrotta? O perché gli portava via troppo tempo? Stava anche componendo Il Signore degli Anelli, e quindi dopo aver visto che il sapore c'era, l'operazione era legittima, era soddisfatto del risultato, l'ha lasciata perdere e ha continuato con l'inglese. Oppure si era divertito abbastanza, perché questo è stato è un gioco molto colto che lui fa, e quindi è passato, magari sono sopraggiunti altri impegni, e quindi lo ha messo da parte. Ma è un frammento di una, per chi conosce l'inglese antico, e quindi proprio si gusta una lingua che non è una lingua che suona diversa dall'inglese antico, è inglese antico. È l'inglese antico di una, non solo di un professore, non solo di un linguista, ma anche di un poeta, di uno scrittore che aveva l'inglese antico nel cuore e nella testa. Io qui mi fermerei, perché vedo che il mio tempo a disposizione è quasi terminato. Sono rimasta nei termini. Sei stata perfetta, sei stata. Bene, assolutamente, allora... ma ci sono tante domande, quindi vedrai che non facciamo fatica a arrivare. Molto piacere. Basta che non siano i tolkieniani che mi chiedono dettagli su strani personaggi dell'opera di cui non mi ricordo più il nome. No, attendo le domande. Io, se posso, inizio già, ma mentre ti ascoltavo dico una cosa, poi lascio le domande ad Anto e a Ici. A me veniva in mente sempre questa scena, mentre ne parlavi, di quanto in una delle lettere, in uno dei racconti che si fanno di Tolkien, che lui entrava in università, prendeva il libro, il Beowulf o Beowulf, quindi uno può, faccio una prima premessa che poi mi lasci, tanto è già disposto, ma quindi uno può dire Beowulf o Beowulf dicendo tanto l'ha detto Tolkien, quindi possiamo dire questo. Ovviamente, quindi se citi il titolo inglese puoi dire Beowulf, se parli tra di noi io direi Beowulf. Perfetto, ecco, dicevo questo, che appunto Tolkien entrava in università nelle sue aule, prendeva il Beowulf, lo apriva e non lo guardava quasi neanche, tant'è che lo declamava come se fosse un'opera di Dante per noi italiani, lo declamava a voce altissima, intonandole il suono. Ecco, a me mi era venuta proprio in mente questa scena di questo racconto, proprio dire, cavolo, non solo lo studiava, e come tu ci hai appena descritto benissimo anche, ma quasi, come dire, lo studiava e se lo ricordava quasi a memoria, ma contento, non quei racconti a memoria dei bambini della terza elementare che dicono cose così. Tanto ci sono le registrazioni, ecco, c'è una lì fianco a me, ecco, lui, appunto, no, del Beowulf, e tra l'altro c'è un contrasto fra la potenza declamatoria di Tolkien quando recitava Beowulf e le sue lezioni. Io ho avuto la fortuna di conoscere il Rawlinson and Bosworth Professor a Oxford, che ha preso il posto di Tolkien, quindi dopo di lui c'è stato il professor Eric Stanley, mio carissimo amico,
il quale ogni volta veniva a cena a me e diceva niente domande su Tolkien, che appena rientrava io dicevo tu c'eri, e naturalmente c'era, e lui ha detto guarda, alla fine disse vabbè te lo devo dire, era un pessimo lecturer, cioè proprio era incapace, si mangiava le parole, balbettava, parlava a voce bassa, tranne quando doveva declamare versi, e allora diventava un attore, un baritono, che insomma, aveva una voce stentorea. Dal fondo dell'aula non si capiva nulla di quello che diceva, si mangiava le parole, non, insomma c'è proprio un... Mi fa piacere la domanda per dire come invece questo si faceva cantore, ecco, era come quei cantori della sala del re Rothgar, no? Che bello, che diventano altro, sono portavoce, ecco. Quindi quando lui si faceva portavoce dei versi era bravissimo, le sue parole uscivano sempre azzoppate. Grazie. Grazie mille. Allora, io intanto, prima di lasciare ancora l'ultimo spazio alle domande, saluto le persone che sono entrate mentre è iniziata la puntata, tipo Paolo, Steve Barcali, Giampaolo Canzonieri, Miriam e tutti gli altri che adesso lascio le domande. La prima domanda, secondo me, potrebbe essere quella di Cigo, ma chi la leggerà Cigo? Che è questa? Allora, sì, c'è Samu che... a cui è venuto in mente, mentre parlavi di fonetica, il fatto che il suono e la parola sono delle vibrazioni. Sia il canto proposto dai Ilúvatar che il verbo cristiano sono di fatto delle vibrazioni. Questa similitudine era voluta da parte di Tolkien? Difficile dirlo, ma tutto ciò che è il riverbero della parola Tolkien ce l'aveva ben presente. Il fatto che appunto la... il messaggio cristiano sia un verbo, cioè è la parola e tutto nasce dalla parola, è qualcosa che Tolkien aveva ben presente, cioè per lui la parola era veramente l'espressione più alta del cuore, della testa e anche di attività più alte, dello spirito chiaramente, dell'anima, per cui queste vibrazioni certamente lui le sentiva nelle parole, tanto più credo in una dottrina come quella cristiana che nel proporre un verbo ti propone una verità. Quindi penso di sì, penso di sì. E la prossima, sì. E la prossima domanda invece la faccio pure ad Anto, che però ha un muto. Sì, perfetto, ok, scusatemi. Allora, questa domanda la pone Giampaolo Canzonieri e ci chiede: quale traduzione lei ha usato per il Beortnut? La mia. Cioè, non ho usato una traduzione. Beortnut intende The Homecoming? Sì. Beortnut, Beortnut Sun. Ecco, abbiamo fatto... poiché non... sì, so che c'è una traduzione in italiano, naturalmente... ma volendo fare un lavoro filologico molto attento, perché è bellissimo questo pezzo di Tolkien, nella scelta soprattutto delle parole che fanno rumore, perché c'è tutta questa serie di rumori, questo campo di battaglia al buio, con i cadaveri disseminati, e ci sono i due, il vecchio e il vecchio saggio, il giovane pieno di sogni, la testa piena di sogni, che poi finisce per uccidere un poveraccio che cercava... dei resti sul campo di battaglia, di rubare qualcosa sul campo di battaglia, e usa dei termini particolarissimi, proprio che io non avevo mai sentito, ad esempio per indicare i vari scricchioli, stridere, schiacciare, scivolare, sibilare. E allora ho voluto fare un seminario con chi dei miei studenti l'ha voluto fare, era libera scelta, però quando dici Tolkien trovi sempre qualcuno che poi fa il seminario, e lo abbiamo tradotto insieme
perché volevamo per ognuno di quei segnali, soprattutto di verbi, segnali verbali, che dovevano creare questa atmosfera di tensione, di paura, di buio, di sconforto, cercavano la testa di Burtnot perché lo avevano decapitato, col finale poi del dirge, del canto funebre intonato dai monaci dell'abbazia di Ely, e quindi lo abbiamo tradotto, l'ho tradotto io condividendolo con i ragazzi, perché volevo che fosse una traduzione molto aderente proprio e desse conto della etimologia delle parole. Poi alla fine forse l'abbiamo data la traduzione in italiano, sì, poi l'ho data soltanto alla fine ed è quella, credo che ci sia l'unica che ci sia, quindi adesso non so se ce ne siano altre, che non è fatta male, non è fatta male, diciamo che è molto difficile tradurre quel pezzo, veramente molto difficile, pezzo teatrale intendo dire. Io continuerei un attimino Ici con la domanda, che così, visto che ci siamo, Canzonieri propone un continuo di quelle domande lì. Anzi, partiamo dall'inizio. E appunto Canzonieri dice che sperava in un film. No, allora aspetti, continuo, perché adesso ho realizzato che era lei sulla sua traduzione. È, devo dire, pregevole. È una traduzione, diciamo, all'80%, se posso fare la professoressa, poi dopo, all'80% pregevole, un paio di cose mi sembravano discostarsi un po' troppo, il tentativo mi sembra di rima o a qualche cosa del genere, vero la sua traduzione, Giampaolo? C'è la domanda che secondo me potrebbe essere interessante, che la domanda è appunto questa. Ici, la fai tu? Faccio io? Sì, chiede però cosa pensa dell'interpretazione di Tolkien della parola Offermod. È ancora plausibile che sia quella corretta? Sì, assolutamente sì. Sì, perché basta fare anche una ricerca sul corpus. Quando Over precede un indicativo che indica un moto dell'animo, una caratteristica, indica sempre un eccesso. Quindi che overmod sia da interpretare, un eccesso negativo naturalmente, anche se il continuum virtù-vizio è difficile da delimitare. E allora chi è il coraggiosissimo? Un momento dopo è quello che ha sbagliato, è l'orgoglioso. Quindi il confine fra la virtù eroica. Il problema è che nel 991 l'Inghilterra è cristiana da molto tempo. E se la battaglia si fosse svolta magari nel 600 d.C. e non nel 991, lì Overmod senza alcun dubbio avrebbe significato estremo coraggio. Ma nel 991 direi che ormai il significato è quello di un orgoglio che ha messo a repentaglio la vita del suo esercito e quindi scellerato. Penso che io almeno sposerei la interpretazione di Tolkien, anche sul piano filologico, dicevo, confrontando gli analoghi composti con Over più una determinazione di una funzione, un'attività, dell'animo, dello spirito. È un eccesso e col cristianesimo l'eccesso è sempre peccato, in questo senso. Anche perché c'è stata una carneficina. Allora, se siamo in epoca cristiana, comunque non è stata una sconfitta che così semplicemente, è stata una carneficina, quindi difficile sostenere. Ma tra l'altro è un errore tattico, cioè permettere al nemico che si trova in una posizione di inferiorità di annullare quell'inferiorità per far vedere che noi non temiamo nulla, oggi nessuno ci penserebbe mai, cioè sarebbe considerato un errore tattico, direi. Certo, nel mondo antico il coraggio portato all'estremo era una virtù, ma nel 991 no, non c'è più questo
era ormai le guerre fra vichinghi e anglosassoni avevano un tale carattere di estensività, pervasività, non c'erano regole, c'erano razzie, uccisioni, che fare poi così diciamo i superiori e dire venite pure a combattere vicino a noi e non approfittare del vantaggio, forse dimentica che la situazione richiedeva più realismo, direi. Grazie mille. Allora cambiamo registro, cambiamo domanda. Da Norbert Spina, sarei curioso di sapere il valore del Tolkien studioso filologo. Le sue idee, le sue intenzioni sono ancora considerate valide? Oggi si ritiene che il saggio Beowulf, The Monsters and the Critics sia ancora un capolavoro. Ecco, quello è considerato veramente un saggio dirompente all'epoca, illuminante ancora oggi. Per il resto, bisogna dire, ma non è che dobbiamo scusare Tolkien, che Tolkien ha scritto molto poco. Ecco, abbiamo parlato dei suoi studi su Finn Hengest, Esodo, la leggenda dei Nibelunghi nel nord, ma non ha pubblicato nulla di tutto ciò, è stato pubblicato dal figlio. Quindi Tolkien, dal momento che ha cominciato a lavorare alla sua opera di fantasia, quindi al Signore, eccetera, eccetera, alla creazione del suo mondo, ha fatto onorevolmente didattica, noi diremmo oggi, ha continuato a riflettere sui temi a lui cari, ma non si è voluto imbarcare, io direi meglio così, che non ha impiegato troppo del suo tempo, per seguire quelle regole della scrittura accademica, quindi tutta la ricerca bibliografica. Cioè Tolkien era uno che aveva le sue idee, aveva un paio di maestri, diciamo, che citava con grande considerazione, ma le sue idee erano quelle, diciamo, le sue intuizioni erano quelle, quindi forse si sarebbe annoiato a scrivere la scrittura accademica, dove devi dire tu, quello che dice A, B, C, D, E, F, e tutta una serie di regole. Questo non lo amava. Beowulf and the Critics l'ha fatto diventare un saggio tolkieniano, nella sua ampiezza, nella sua libertà, e quindi quello ancora oggi rimane. Il resto, sinceramente, ecco, Gawain, forse anche Pearl, più sul versante medio inglese, per il resto io non lo trovo mai citato, a dire la verità. Posso fare una domanda io che c'entra, mi inserisco su quello che ha detto adesso la Mariella? No, senti, volevo chiedere una mia curiosità. Ma secondo te il fatto che Tolkien abbia, diciamo, scritto molto e pubblicato pochissimo, e il fatto che dopo la sua morte, questo è un esempio, no? Questo libro qua, questo certo. Hanno raccolto tutta la roba che aveva scritto Tolkien, l'hanno ripubblicata, così come il frammento di fine della battaglia che tu hai citato, mm-hmm. eccetera. Ti volevo chiedere, ma la domanda è in due battute. Uno, ma è normale che di un filologo si pubblichi tanto dopo la morte? Due, se non è normale, questo secondo te è dovuto più al valore di Tolkien come narratore, cioè il fatto che ha scritto Il Signore degli Anelli, oppure più al fatto che fosse un grandissimo filologo? Ecco. Ah, non ho dubbi, se non era Tolkien non l'avrebbero pubblicato. Ma non ho nessun dubbio. Neanche ricercato, devo dire, neanche ricercato negli archivi, cioè non so se... No, no, adesso naturalmente la caccia a qualunque cosa, ma questo fa già parte del mito Tolkien, anche perché non erano appunti, traduzioni destinati alla stampa, semplicemente. Esatto. E non esiste che ti vieto, se trovo la mia traduzione, non si fa, non si pubblica una cosa rimasta, a meno che tu non sei un grande nome per altre cose. E allora io ho lo scoop che pubblico una traduzione di un famoso scrittore, magari che per altre cose, e sicuramente per Tolkien non l'hanno pubblicato, perché noi andiamo a leggerci anche l'ultima riga filologica di Tolkien, che ci pare comunque illuminante, eccetera. Ma onestamente, poi se in Beowulf comunque c'è una fiaba, c'è un bellissimo poema, quindi quello ha un suo valore, comunque la sua traduzione, anche se ne esistono decine, centinaia.
Fine Hengest, che io sto traducendo, non so, sinceramente, devo leggerlo 10 volte, è anche un po' confuso, se devo dire la verità, perché sono appunti, perché sono... Esatto. Quindi, onestamente, sì, certo, l'hanno pubblicato, perché a quel punto, finché c'era Christopher, ha fatto bene, perché forse solo lui riusciva a interpretare la scrittura del padre, si è occupato di questo tutta la vita, era privilegiato in quanto conosceva le circostanze, e lo ringraziamo che lo abbia fatto. Però a livello filologico ci sono delle sue intuizioni, diciamo, delle sue interpretazioni testuali, ma non è che ha fatto studi proprio sul testo in particolare, versi, integrazioni, tutto quel lavoro che un filologo fa, o lui, la sua preoccupazione è sempre sul racconto nascosto, sulla trama, cosa manca, come si può integrare, ricostruire. Ed è una cosa che oggi non si fa più, tra l'altro. Cioè, se oggi un filologo dicesse vi riscrivo il Carmen Ildebrando e vi dico come va a finire, è mutilo, finisce con un duello tra padre e figlio e non si sa chi uccida chi. Ma un filologo non sognerebbe mai di dire, per quanto un grano di follia alberga ancora nei filologi. Sì, perché io recentemente ho fatto qualcosa, non sapevo ancora di Sellici Spelle, ma chiudo, nel poema The Phoenix, la Fenice, che tratta appunto del mitico uccello in inglese antico, nel finale ci sono 11 versi che sono scritti, la prima parte in antico inglese, la seconda in latino. Tolkien sicuramente l'avrà letto, l'avrà guardato. Allora io mi sono chiesta con che criterio avessero messo insieme una parte in inglese antico e una parte in latino. E cosa ho fatto? Non ditelo a nessuno, beh, l'ho pubblicato, quindi mai si sa. Io ho ritradotto il latino in inglese antico, come avrebbe fatto, esatto, Tolkien, il mio maestro. E ho scoperto che in realtà loro avevano tradotto dall'inglese antico il latino, perché questa mia operazione, che sembra ottocentesca, quando scrivevano le favole in indoeuropeo e tutti oggi a ridere, scrivevano le favole in indoeuropeo, provaci tu a scrivere le favole in indoeuropeo, facendo questa operazione io ho scoperto che le due metà del verso, qui un discorso un po' complicato che tratta delle collocazioni di cui mi occupo io, le parole si combinavano in allitterazione come in altri poemi. Quindi era un gioco alla Tolkien, meraviglioso. E su questo ho scritto un articolo, ancora non ho ricevuto reazioni, ma insomma un gioco folle alla Tolkien. Però sono quelli più interessanti, secondo me. Cioè chi arriva a osare di giocare tra le lingue, però con onestà. Cioè anch'io ogni parola l'ho guardata su tutto il corpus, non è che ho tradotto a sentimento. È di chi ama così tanto quella lingua, quelle lingue nel nostro caso, perché io e Tolkien ne abbiamo particolare due, anche su lui ha scritto poesia in gotico, e quindi quella è. Però insomma sono cose molto particolari. Poi se ci rimarrà un secondo proprio alla fine, altrimenti non importa, volevo leggervi 6 versi come auguri di Buon Natale, proprio nel finale. Di Tolkien, non miei, tranquilli. Allora io direi, continuiamo con le domande e vediamo sì, nel tempo. Ci sono, altrimenti non ve le farò poi, ve li manderò personalmente via mail. Ci sono sicuramente domande, anzi ce n'è una che è, come dire, di un nostro amico che è di Vano. Lascio la parola comunque a Icigo che la spiega tutta perché è un po' lunga. Sì, Ivano Sassanelli che ti fa i complimenti e poi chiede. Per un mio scritto accademico su Eru nella narrativa tolkieniana ho approfondito sia il commento di Tolkien al Beowulf, sia Beowulf mostri e critici, in entrambi dei quali Tolkien ha riflettuto e studiato tantissimo un argomento a mio avviso centrale, ossia la figura di Dio come method e il suo rapporto col weird. In questo ho trovato consonanze incredibili, ma anche differenze, con i racconti tolkieniani. Cosa ne pensa di questo collegamento e dell'analisi che Tolkien ha fatto di questi specifici argomenti del Beowulf? Sì, interessantissimo argomento, veramente. Anche qui Tolkien usa due termini che sono sinonimici, ma
che si portano dietro una concezione diversa. Meto, domè o tud, a seconda dei dialetti, significa il misuratore. Quindi è un appellativo che viene usato anche nella poesia religiosa per Dio e che indica però colui che misura, cioè che pone i confini del mondo, dell'universo e lo determina. Quindi una sorta di fato, nel senso che decide la geometria dell'universo, diciamo così. Würd è una parola interessantissima che con molta intelligenza la poesia cristiana anglosassone adotta dal lessico pagano e la ridetermina conservandone il principio che poi noi chiamiamo provvidenza naturalmente, ma non presumendo di dire che il fato non abbia un ruolo nelle vite degli uomini. Poi naturalmente tutto sta nel pensare a un fato cieco, a un fato che schiaccia l'uomo e a un fato che invece è semplicemente la nostra storia nel futuro che noi non possiamo conoscere e quindi ci sembra che tutto accada in maniera oscura e predeterminata. Würd inizialmente è una parola molto interessante che significa semplicemente, corrisponde semplicemente al latino vertere, girare, nel senso indoeuropeo di girare la spola, quindi era una delle radici dell'indoeuropeo legate proprio alle attività più comuni, la tessitura. Nel corso del tempo è diventato girare, ovvero qualcosa che non sta mai fermo, sale in alto, scende, e quindi è diventato la ruota della fortuna nel Medioevo. Quindi il concetto rispetto al fato greco, cioè anche al fato un po' dei germani che sta soprattutto, sta sopra gli dèi, in realtà Würd indica più la mutabilità delle cose, l'elegie, ritorniamo a quel tipo di sentimento, quindi non è un potere che schiaccia, ma è l'accettazione della variabilità delle cose. E l'ultimo approdo di questa parola è nell'inglese, come lei forse saprà, nell'aggettivo weird, che vuol dire strambo, e quindi ha proprio subito un lungo processo e una tappa importante nel Macbeth di Shakespeare, dove le Weird Sisters non sono le sorelle pazze, sono le streghe e sono le tre fanciulle del destino. Quindi vediamo le varie concezioni dove poi il destino è in mano nel Rinascimento in poi alla maga, quella che con la pozione può cambiare anche il corso del destino. È una riflessione, credo, non so esattamente dove, questo ne saprà sicuramente Claudio molto più di me, ma sono sicura che Tolkien ci abbia riflettuto sul senso, ma partendo dalle tante parole che indicano in inglese antico Dio, una delle quali appunto è anche misuratore, nel senso che si avvicina un po' al senso del fatto. Però io, ecco, su questo specifico argomento, proprio su come Tolkien rifletta su questo, non lo so, e forse Claudio ci può aiutare, lui che si occupa di filosofia, di argomenti profondi. No, ma non roviniamo la bellissima serata, ecco. No, intendo no, dire, immagino posso dire che... questo. Sì, la tematica è enorme, ecco, chiaramente è fatto. Per Boez, no? E anche per Sant'Agostino, no? Era una parola che è una parola pagana, perché non l'hanno inventata i cristiani, quella del fato, e Boez dice, ecco, con questa parola qua i pagani intendevano quello che noi in modo più ampio intendiamo con provvidenza, quindi diciamo nel latino c'è anche, almeno a livello filosofico, non filologico, io filologico no, certo, invece ho parlato del versante. Filosofico c'è questa similitudine, direi, con questa parola che tu hai detto, che non so neanche pronunciare, e quindi c'è tutta una storia un pochino complicata che mi pare che si veda anche nel latino, almeno a livello di queste concezioni qua, ecco. Certo. Però ci fermiamo qua perché altrimenti roviniamo la serata filologica. No. Rimaniamo nella filologia, mi sento un po' più sicura, a mio agio, sì. Anche perché ci sono ancora tante domande per quello. Io ne leggo ancora una, io ne vedo ancora una, ma ribadisco il fatto a chi ci sta seguendo
di scriverci le domande, perché sappiamo che Mariella è preparata su molti argomenti. Quindi questa domanda qua secondo me è interessante, è una domanda di Bernardo che arriva da YouTube. Grazie della serata e per l'intervento. Ho un lettore moderno, magari italiano, che quindi non ha una connessione linguistica. Dice ancora qualcosa il Beowulf o rischia di essere alieno? Dipende da chi lo legge, nel senso che secondo me è una storia splendida, è una storia nella forma che noi l'abbiamo, non è un, diciamo, un racconto eroico ripetitivo con quello che uno ci si aspetta. Vi faccio solo un esempio anche a livello letterario. La storia è affascinante, ci sono i mostri, cioè solo il fatto che ci sono tre tipologie di mostri: il gigante dalle unghie di acciaio, la madre del gigante, cioè pensate alla modernità di concepire tre tipi di lotte con tre tipi di mostri diversi, secondo del quale è una donna, e guarda caso è l'unica che riesce subito ad avere la meglio su Beowulf, quindi una cosa particolarissima, il mostro femminile che vince perché la donna è in contatto con la magia, la donna nel mondo germanico ha questo potere, eccetera. Quindi ha una, poi c'è il drago finale, naturalmente, che il drago invece ormai che ha sviluppato le ali, eccetera, il drago ce lo immaginiamo. Quindi è una trama avvincente. È anche un racconto profondo sui valori dell'amicizia, sulla vecchiaia. Il re Hrothgar è vecchio e quindi ha i problemi a chi consegnare il regno, la paura che il figlio non lo conservi, l'ospite straniero che viene, le rivalità che si creano a corte, c'è il consigliere che interroga Beowulf appena arrivato, ci sono dei dialoghi, una forma molto raffinata, dicevo, è un bei dialoghi, momenti anche di suspense, quindi secondo me è una trama che può piacere, però devono piacere i draghi, devono piacere i mostri. Io ancora mi sento dire, hai scritto l'ultimo articolo sui draghi, con tono per dire, tu ti occupi solo, eccetera, e cosa vuoi rispondere? Sì, sto... Se a una persona non piace il Medioevo, non riesce a entrare in un mondo dove ci sono dei mostri e dove ci sono dei conflitti d'armi, quindi non piacerà. Chi ami il Medioevo, chi ami il fantastico, chi ami la bella poesia, perché comunque sia è una poesia veramente complessa, alta, con una caratteristica che forse dovrebbe renderla piacevole per il lettore moderno, cioè è una poesia che ama la ripetizione di un concetto, si chiama variazione questo stilema, ovvero è una narrazione che non procede a sprombattuto per raccontare una trama, ma è una narrazione che ti dice, poi si ferma, ti dice la stessa cosa con un sinonimo, ti offre uno sguardo diverso, magari laterale, su quanto appena detto. Per cui è un poema epico riflessivo, direi, che a un lettore, secondo me, intelligente, sensibile, apre molti orizzonti, non presenta mai le cose in maniera bianco e nero, come certi poemi epici dove si combatte con la spada, mozzi un braccio, casca una testa, e via. E vi dico solo una cosa: chi fosse invece interessato proprio alla narratologia, pensate alla modernità di un poema in cui Beowulf racconta la sua impresa contro Grendel nella prima parte, dove è logico che ci sia, sconfigge Grendel, rientra da Hrothgar, si fa un banchetto e glielo racconta. Dopodiché lui rientra in Svezia, passano degli anni e lui in Svezia racconta di nuovo l'episodio con altre parole, mettendo l'accento su altre cose, perché è passato il tempo, non è più così giovane. Quindi noi, come in un romanzo moderno, abbiamo l'eroe giovane che commenta la sua impresa, l'eroe maturo che la vede sotto un'altra luce. A me sembrano degli spunti di riflessione e di fascino narrativo molto belli. Però mi fermo davanti al gusto. A chi non piace il Medioevo e il fantastico, forse potrebbe non apprezzarlo. I miei studenti alla fine lo apprezzano.
Io intanto stavo guardando un po' in giro le nostre pagine Facebook e social che ci sono. C'è una domanda che ho ritrovato su uno dei nostri video condivisi e la domanda arriva da Francesco Tommasello. Non riesco a visualizzarla, te la dirò a voce. Stesso. Come si colloca il drago del Beowulf nel panorama della letteratura germanica medievale? Vuole e sputa mentre altri draghi nordici non lo fanno. A cosa potrebbe essere dovuto? No, in realtà i draghi nordici lo fanno anche loro, non è che ne abbiamo una moltitudine, cioè draghi con nome e cognome ne abbiamo in realtà solo due, abbiamo il drago di Beowulf, non ha neanche il nome naturalmente, ma i draghi nordici abbiamo Fafnir che è l'esemplare principale. Non c'è molta differenza fra il drago della leggenda di Nibelungo, non è che proprio uno lo incontra tutti i giorni, i draghi nel mondo nordico, nel mondo germanico. Sto pensandoci, no, si incontrano serpi enormi, c'è il serpente Midgard Sormur. Diciamo che il termine, ecco, questo è il termine germanico per serpe. Anticamente era il termine che era worm in inglese, che ancora si conserva nelle leggende, worm of Stilton County, quindi il drago ancora si chiama worm, che è correlato al verme, quindi può essere un verme, un serpente, oppure c'è il serpe Ormur nordico che sta intorno nell'oceano e circonda la terra, quindi non è sempre facile capire se un drago o un serpe di grandi dimensioni. Però una cosa posso dire, il drago nelle letterature germaniche ha sempre una sua dignità, cioè non è l'elemento distruttivo cieco, non è il male cieco, tant'è vero che in un Carme dell'Edda il drago morente, cioè Fafnir, intreccia un dialogo sapienziale con Sigurdur che dice: ti dispiace prima di morire, mi dai qualche consiglio sulle rune, come utilizzare le rune, cosa bisogna fare, perché il drago è antico e tutto ciò che è remoto nel mondo germanico è saggio, quindi anche i giganti prima di diventare i troll del folklore, quindi il gigante alto e sciocco praticamente, sono sapientissimi. Perché? Perché sono i primi esseri umani ad avere popolato l'universo, quindi chi è vecchio è saggio per definizione nel mondo germanico. I draghi sono creature arcaiche e quindi sono creature che hanno una loro nobiltà. Concludo dicendo che, ad esempio, trovatemi altri casi nel mondo classico in cui il drago ucciso abbia la stessa dignità dell'eroe ucciso, come quando Beowulf e il drago vengono posti uno vicino all'altro, entrambi morti. E poi che cosa si farà? Il drago verrà restituito alle acque, quindi gettato oltre la scogliera, Beowulf verrà posto sulla pira, ma il percorso è parallelo e dà la stessa dignità. Per cui il drago è un avversario enorme e terribile e viene quasi giustificato nel Beowulf. Lui sarebbe stato buono e bravo a fare il drago. Non dimentichiamo che una delle massime anglosassoni è molto semplice e dice: il drago sta sul tumulo, vecchio e saggio. Quindi pensate, un drago rientra nell'universo gnomico dei popoli germanici come una delle cose necessarie nell'universo. Certo, spaventevole può diventare, ma se lo lasci conservare il tesoro diventerà vecchio e saggio. Roberto, di qualcosa anche tu che non ti abbiamo sentito all'inizio e non alla fine, hai qualcosa da chiedere a Elena? No, è stato bene. Ho sentito tutto. È stato ben attento, Roberto. Sono stato ben attento, devo dire che... Alla successione dello studente ancora, quindi... Sì, lui è abituato a starmi a sentire, lui zitto io parlo, quindi... gli è sembrato di tornare ragazzo, giusto? No, ma io posso fare un commento all'intervento, perché mi pare che, appunto, no, dalla trattazione filologica che abbiamo sentito questa sera risultano molte cose che sono, diciamo, conosciute da noi tolkieniani,
come caratteristiche dell'autore che ha scritto Il Signore degli Anelli e le altre opere. Quest'amore per le parole, il fatto stesso che da una parola nasceva un racconto, quante parole conosciamo, no? Proprio da Hobbit a tantissime altre, pure Arendil, pure Roverandom, ci sono tantissime parole. Beorn, Google... tutto il ragionamento sull'orso diventa il personaggio di Beorn, che non a esatto. caso si trasforma in orso la sì. notte. Esatto, trovo poi appunto no, molto 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 interessante pure il discorso che Tolkien fosse interessato a quel lato della sua materia accademica che lo portava poi a scrivere storie, perché lui andava sempre, come dice anche Shippey, a cercare gli asterischi, no, le lacune, quelle parti no, che o non erano dette lo sfidavano a cercare, o soprattutto erano mancanti, quindi sì. È bellissimo questo fatto che lui riscriva il Beowulf, lo riscriva partendo dalla fiaba, quindi fa una narrazione in prosa che inizialmente è una fiaba, diciamo, per bambini, ma poi piano piano assume sempre più stratificazioni, quindi era plausibilissima questa possibile, diciamo, genesi di un poema così epico e così bello. Sì, no, questo io lo ritengo quindi... assolutamente serio, molto, molto, anche perché, questo non ho avuto il tempo di dirlo, ci sono nel Beowulf delle incongruenze, cioè delle cose che non si riescono a spiegare, se non perché dei pezzi sono andati persi. No, ma poi il nome è totalmente senza senso all'interno del poema, no? Bravo, certo, mentre invece il nome proprio non ha correlazione nel poema. E invece... poi non è un nome eroe, non è un nome da eroe, non allittera col nome dello zio, quindi non c'entra niente con la sua famiglia. Mm-hmm. Lo zio Hi e Latch, quindi non c'entra nulla con Beowulf, è chiaramente esatto, non allittera con la famiglia. Lui ha ricercato probabilmente l'esistenza di nomi, e questo è un nome come i nomi nordici, dove il nome è in realtà il risultato di una kenning, di una metafora, quindi esatto, colui che sì, è sì, nemico, sì. Lupo delle api e l'orso. Però quell'orso aveva una fascinazione, Tolkien, perché anche in Selic Spell esce fuori quella cosa degli orsi bianchi, dicendo che Beowulf nuotava nelle acque gelide perché aveva il sangue appunto degli orsi, ma degli orsi bianchi. Degli orsi bianchi. Che è un tema, ci ha studiato anche per capire quanto nel nord conoscevano gli orsi bianchi, non li conoscevano quasi per niente. Tanto è vero che abbiamo dei racconti nelle saghe degli islandesi, dove l'islandese giovane intraprendente, al contrario di Beowulf che era tardo e lento, che portavano l'orso bianco al re di Norvegia, ritenendo così di avergli fatto un regalo che non aveva mai visto, e quindi con ciò facevano la loro fortuna alla corte, portandosi dietro un orso bianco che magari avevano preso in Groenlandia. Quindi questo Tolkien era affascinato da questo fatto di questi orsi raramente visti, ma che poi viaggiavano per le corti scandinave. Audun e l'orso si chiama questo. Bella. Tradotto anche in italiano questo. Beh, appunto, poi l'orso ritorna, no? Sì, in Beorn, sì, ma torna anche nell'orso polare delle lettere di Babbo Natale. Quindi... Ah sì, l'ho preso, che bello, è vero, ecco, sì. Insomma, ci sono alcune cose che a lui lo interessavano maggiormente e ritorna sempre a ragionare su questo. L'altra cosa importantissima, secondo me, è la modernità del Beowulf stesso, cioè il fatto che ci siano tematiche molto moderne e a cui Tolkien di solito aggiunge le sue riflessioni che sono novecentesche più che medievali o da filosofo pensatore medievale. Quindi qui c'è un gioco, diciamo, di stratificazioni che parte da un poema appunto medievale che già era moderno, a cui si aggiungono le considerazioni da parte di un autore che viveva nel suo tempo, era immerso nel suo tempo e aveva determinati, diciamo, questioni anche narrative da voler risolvere. Quindi già soltanto tutte queste cose, cioè io penso che questa sera sia stata ricca anche per tutti questi spunti che ci hai dato tu, insomma.
Molto. Quello che doveva essere un'introduzione a Sellecci Spelle, lo sapevo, conoscendomi poi mi ha portato un po', ma insomma spero di No, no, averti lo è stato, in qualche misura. realtà lo è stato. Ti E sei poi solo. Faccio 2 ore, ma pazienza, insomma, un po' l'unica cosa di che. pubblicità, se volete leggere l'articolo, comprate Quaderni di Arda, visto che l'ha pubblicato Roberto. Quindi Appunto, insomma. lo faccio io lo spot, lo faccio. Grazie, grazie, così almeno Io poi. volevo aggiungere solo l'ultima cosa a tutto quello che Sì. hai detto tu, che era tutto perfettamente interessantissimo e completo, che forse tra i saggi che ancora sono attuali di Tolkien, quelli accademici, c'è quello su Chaucer, anche se delle volte Sì. viene contestato, però lui, ecco, sul medio inglese, soprattutto sulle influenze del dialetto nordico, della parte di York a nord appunto di Perché Birmingham, aveva come. assolutamente ragione, certo. Lì aveva probabilmente molta ragione e io ho visto, insomma, leggendo anche la critica attuale, che anche quello è ancora oggi molto considerato, insomma, oltre a quelli che dicevi giustamente, sempre sul medio inglese, legati al Sir Gawain, al Pearl, chiaramente sul Pearl pure, insomma, ha trovato, no? Shippei anche ci dice sempre che lui ha trovato probabilmente quella che veniva chiamata la lingua B, no? Questo Sì. dialetto della marca occidentale, appunto, della parte occidentale dell'Inghilterra, dove probabilmente c'era un centro di produzione di manoscritti, quindi un monastero che aveva prodotto questo tipo di manoscritti, e questo lo si vede da appunto alcune varianti che ci sono dialettali proprio dell'anglosassone. Sentite, mancano 5 minuti, ci facciamo fare gli auguri di Buon Natale in modo speciale Tolkien, eh? certo, ve Ecco, lo so sicuro. spiegaci cosa ci leggi però, ecco, Allora, ecco. questa è una delle prime poesie che, tra l'altro, avete una copia del Songs for the Philologists? Chi è che non ha una Io copia copia di di Songs Penso for the che Philologists. Io no, ad esempio. Vabbè, Beh, però quello lì è il ovviamente. libro più ricercato al mondo, dovrebbero essercene sei copie in tutto il mondo. Ecco, allora, dal libro più ricercato al mondo, vi leggo, sono 8 versi, per farvi vedere come queste poesie scritte in gotico, quelle in gotico sono dedicate alla Betulla e sono bellissime, poi ce ne sono alcune in inglese antico dedicate all'incontro di un mortale con un essere dell'altro mondo, una sirena. Uno cade in mare, viene rapito dalla sirena, quindi il tema dei mondi diversi e di come uno poi abbandoni il proprio. Un altro invece appunto della dama degli elfi, anche lei che rapisce, eccetera. Un altro sul mare, sono molto interessanti. Però io vedo già in questi versi, perché insomma li conosco abbastanza bene, l'uso intelligente delle parole che sembrano strumenti musicali. Quindi vi leggo l'ultima parte, un poema che non vuole essere di Natale, ma mi sembra che sia bello come, lo traduco io, come augurio, che si intitola in realtà Sii lieto, l'hanno tradotto Good luck to you, ma è Eadi Beo Thu, che significa sii tu beato, sereno, felice, e ditemi voi se non è un augurio di Buon Natale questo. Vi leggo questo frizzante insieme di sillabe, poi ve lo traduco. Uton singan shirne sang, herian beorken birken kin, lare and lareo, lernung man, sie ussel and hell and win, ak shel fellan on that fur, lustes leafes lifes one, beork shelagan lagne tir, breme gleme glengan wang. Quest'ultimo sembra cinese quasi, lo ammetto, e la traduzione è: sii felice tu, buon uomo, sii felice tu, cara donna, vi dono gioia duratura, abbiate lode da tutti e una vita piacevole. Chi vi ha formati con tanta fatica, esponendovi le rune, insegnandovi gli antichi testi, il vostro maestro possa essere felice anche lui, alle feste, alle riunioni e mantenere il buon umore e le sue conoscenze. Possiate essere lieti da ora in poi,
che la gioia non vi abbandoni mai, e bere a sufficienza nelle coppe felici insieme intorno a un focolare. Riempite le coppe e riempite i boccali. I tempi potranno essere duri, ma rimaniamo insieme e leviamo i calici per un futuro di gioia. Quindi direi che questo almeno io ve lo auguro di cuore, ringraziandomi di questa squisita ospitalità in mezzo a persone che parlano la mia stessa lingua, per dire così, quindi è un piacere che avremmo potuto continuare, ma vi inviterò io la prossima volta da qualche parte e potremo continuare a parlare, anzi voi parlerete, io vi ascolterò. Quindi grazie, no, grazie, grazie a cuore, a Claudia, a Roberto e agli altri che mi sembra di avere conosciuto da tanto tempo, e inizierò a seguirvi. Quindi poi una volta troverete la domanda di Mariana Ruggerini e sarò io che ricambio l'attenzione che voi mi avete dato. Quindi, facciamo un applauso a Maria Elena, noi? Io me lo faccio a voi, naturalmente. Vi Mariella. Ringrazio molto per il calore e la simpatia. Auguri a tutti, un bacio e trascorrete un buon periodo di Natale. Veronica si unisce a me. Sì. Ecco, ormai sta da parte sta praticamente dormendo. No, e quindi... non è vero. No, ascoltato. Allora, abbandono? No, no, rimani pure qua un attimino, così chiudiamo tutti insieme. E ultima cosa, che così chiudiamo, abbiamo preparato attraverso Radio Brea, abbiamo preparato Linktree, adesso un aggregatore di link, così almeno chi vuole può trovarci direttamente attraverso il link che sta comparendo adesso in sovraimpressione. È possibile ritrovarci subito lì con tutti gli appunti, tutti i social, essere più veloci di trovarci. Io non vedo altro se non ringraziare tutti dell'essere venuti qua in casa nostra, Claudio, Roberto, Mariella, se possiamo dire ormai anche sì, visto ormai, che come... sei in casa. Sì. E ecco, se avete qualcosa anche voi, Claudio, Roberto, se no... Io direi grazie a tutti, è stata una bellissima serata, sono volate le cose. Non è stato per dire anch'io, come al solito, per me un'ora, 5 minuti. Quindi... Scusatemi. Auguri a tutti e auguri davvero. Ci vediamo il prossimo anno, ci vediamo a Modena, Claudio. Okay, ci sono di Reggio Emilia, ma verrò aggiudicato, aggiudicato. Ciao Roberto, grazie ancora della buona idea. Noi ci vediamo a chiacchierare sulla panchina. Assolutamente, sì. Sulla panchina di Morris, noi abbiamo la il nostro punto dove magari, assolutamente. Io sì. Ci sono, quando vuoi appunto. Ci facciamo una passeggiata alla panchina di Morris, va bene? Allora, ci vediamo sicuramente la prossima settimana. Senz'altro, bene. Grazie ancora a tutti, è stato molto piacevole. Vi saluta il Ciao, Cigo. Grazie. Sì. Buonasera a tutti. E Anto, come ultimo. Buona molto serata piacere. A tutti. Auguri a Ciao tutti. Ancora. Ciao. Ciao a tutti.